Siamo di fronte al palazzo del principe Luigi Guglielmo Moncada, che secondo le sue intenzioni doveva essere una vera reggia nel cuore del suo stato feudale, dei suoi possedimenti. Doveva allungarsi fin lì sul corso, avere un altro piano. Abbiamo già trattato di questa storia, del fatto che il palazzo rimase incompiuto a causa del fallimento dei suoi progetti. Aveva intenzione di diventare re di Sicilia. La congiura fallì e lui andò a vivere in Spagna, lasciando il palazzo incompiuto. Fosse diventato re, sarebbe diventato questo un palazzo reale e quindi sede di corte. La storia di Caltanissetta, anche dell'intera Sicilia, sarebbe stata diversa, sarebbe cambiata. Meglio e peggio non sappiamo, però il destino non volle che si compisse questo suo progetto. Abbiamo trattato di questa storia, abbiamo visto anche l'ampiezza, effettivamente l'estensione di questo edificio, che già oggi appare enorme in relazione alla piccola cittadina in cui si trova. Un palazzo del genere potrebbe stare a Palermo. Figuriamoci a tempi. Doveva proprio simboleggiare il potere, doveva simboleggiare il dominio, posto proprio nel cuore della città. Questa grande famiglia Moncada, proveniente dalla Catalogna, proprietari di un'estensione immensa, di uno stato feudale che andava dall'Etna alle Madonie, che corrisponderebbe più o meno oggi al tracciato della statale 120, da Cerda fino a Paternò, tocca là il culmine del potere con questo personaggio, questo principe. Abbiamo detto anche di sua nonna, donna Luisa Moncada, una donna che per 50 anni resse questo impero da sola. Una storia, anche quella di Donna Luisa, una storia molto bella, molto affascinante. Questa donna, in un'epoca in cui il sesso femminile veniva considerato di serie B, completamente di serie B, questa donna invece gestiva da sola un impero. Tuo nipote decise poi di, arrivato al culmine del potere della famiglia, di diventare proprio re di Sicilia. Questo palazzo è una metafora in pietra dell'incompiuta. Doveva esserci poi qui, dove oggi sorgono questi bei palazzi dell'Ottocento nisseno. Abbiamo visto il palazzo Cinderella, il palazzo Scarpinato e anche oltre, fino a salendo verso la collina di Sant'Anna, doveva esserci l'immenso parco della Reggia. Abbiamo visto anche le leggende di questo palazzo, secondo cui il principe avrebbe anche voluto un passaggio sotterraneo per fare sparire le persone che gli erano antipatiche. Poi questo palazzo fu sede di tribunali, fu
fu ereditato dalla famiglia Bofemon. Poi fu sede del tribunale, il cortile centrale ospita dagli anni 20 un cineteatro molto bello, forse l'unico cineteatro ospitato nel cortile di un palazzo del 600. Per anni venne adibito a usi a uffici comunali, alcune pian terreno del palazzo, ma i saloni superiori vengono abbandonati per moltissimi anni, fino poi a oggi invece rivalutati, sono degna sede di mostre, di eventi culturali, le grandi sale del piano nobile. Adesso vedremo il palazzo nella sua, anche da questa prospettiva di via, qui da via Re d'Italia. Abbiamo visto, qui c'è il palazzo Scarpinato, abbiamo visto, e qui il palazzo Moncada, visto da, nella prospettiva di via Re d'Italia. Da via Re d'Italia, veramente molto grande, quindi immaginiamolo con il suo, con un piano ulteriore, immaginiamo il parco. Cosa sarebbe stato se il progetto si fosse compiuto? Tra l'altro il palazzo è singolare anche perché unisce le forme del palazzo rinascimentale al barocco. Siamo in una fase di transizione, infatti, tra due stili. E secondo molti questo è il primo esempio di barocco siciliano mai apparso in Sicilia. Degne di nota sono, oggi ci soffermiamo sui mensoloni del palazzo. Questi mensoloni fantastici, antropomorfi. Ma non solo. Balconi incompiuti, non vennero realizzati mai. Questi sono ancora i mensoloni originali, mentre negli altri lati del palazzo ci sono delle copie di questi qui. Allora, vediamo delle figure fantastiche. Un uccello, un cavallo, un quadru, comunque lì c'è questo angelo alato con in groppa un altro angelo. Qui c'è un quadrupede, un uccello dal grande becco che regge in mano forse un bambino. Alcune sono molto belli, molto singolari. Vediamo questo re con il manto. Questo sembrerebbe un re, oppure ognuno dà la sua interpretazione, naturalmente. Questo signore che suona un antico strumento musicale, un angelo che suona una cornamusa, un cane con che regge un altro cagnolino e un altro ce l'ha in bocca, praticamente. Un angelo alato, così, è un angelo che sta in groppa ad un essere umano, ecco, a una persona.
Vediamo poi ancora. Ecco. Mascherone. Un bambino che suona un piffero. Un altro con una grande conchiglia e in mano un grappolo, qualcosa di... Ancora altre figure, questo qui è molto strano, un grande pesce e un bambino aggrappato alla bocca di questo... di questo pesce. E altre figure fino a quel al puttino finale di quindi una teoria di menzoloni che dovevano reggere da questi balconi che non furono mai costruiti. Puttino finale. Ovviamente il palazzo doveva continuare, poi qui c'è la... ecco qui, qui finisce la fabbrica del palazzo. Avrebbe continuato fino al corso, dicevamo anche fino a un altro piano. Oggi sembra che ci siano dei balconi, ma furono realizzati durante il restauro degli anni 90. Per secoli questi menzoloni ressero letteralmente il nulla. C'è questa teoria comunque di menzoloni fantastici che danno, proprio esperienze. Un'espressione del 600 siciliano. 600 siciliano, il barocco siciliano, poi fu fantastico, fu esuberante, prorompente. Fu una vera e propria esplosione di forme, di fantasie. A molti di questi mezzoloni hanno ricordato quelli... le statue del principe di Palagonia, i mostri del principe di Palagonia, a Bagheria, Villa Palagonia, una villa circondata da mostri, c'è la statua di mostruose, anche più mostruose di queste. Il 600 esplode. In Sicilia in maniera veramente vulcanica. Certo, poi conosciamo il barocco romano, per esempio, strabiliante, ma il barocco siciliano proprio non aveva limiti, non aveva nessuna gabbia, che nessuna misura che lo contenesse, soprattutto agli inizi. E questi grandi menzoloni volevano essere anche soprattutto un'opera che potesse arrivare colpire l'immaginazione del popolano che passava. Fare impressione, stupire e fare impressione, in qualche modo soggezionare i sudditi, in qualche modo renderli paurosi di fronte al potere del Signore e del suo palazzo. Espressione del potere del Signore, quindi anche questi mostri devono essere
in qualche modo una forma di propaganda della potenza del principe, dare un senso di potere e di mistero. E teniamo conto che siamo nel 600, un'epoca nella quale veramente si aveva paura anche delle... faceva un'impressione le statue, soprattutto se appunto enigmatiche. Simbolo quindi del potere del Signore, ma chi realizzò queste statue forse pare che fu uno degli stessi che poi, gli stessi scalpellini che poi a Bagheria diedero vita ai mostri del principe di Paragonia, molto tempo dopo comunque, che questo è un palazzo del 1651, i mostri di Paragonia sono della prima parte del 700, in ogni caso fanno parte anche di un unico clima, di un unico stile, di un'unica atmosfera che pervadeva la Sicilia in quell'epoca. Stava nascendo il barocco e si manifesta fin da subito proprio qui, secondo molti storici. Questo fu proprio il primo esempio di barocco in Sicilia, prima ancora di quello che esplose nel Val di Noto dopo il grande terremoto del 1693. Questo è un capitolo comunque importante del barocco siciliano, molto trascurato, ma è un capitolo importante, forse il primo capitolo di una grande storia reale e al contempo fantastica. Poi